Buongiorno, oggi parliamo della sostituzione di tritono applicata al turnaround in fa maggiore. Il turnaround in fa maggiore è questo qui, fa settima, re settima, sol settima e do settima, che trae origine dal giro armonico standard che sarebbe fa, re minore, sol minore, do settima. Tramite la mutazione delle sostituzioni armoniche ci troviamo appunto in una situazione molto blues con tutti gli accordi di settima di dominante. Fa settima, re settima, sol settima e do settima. Noi sappiamo che ad ogni accordo di settima di dominante noi possiamo sostituire un altro accordo di settima di dominante a distanza di tritono, perciò di tre toni, a salire o a scendere. Perciò per il fa il tritono è il si. Per il re il tritono è la bemolle, perciò il re settima può essere sostituito dalla bemolle. Per il sol settima il tritono è re bemolle. E per il do settima il tritono è fa diesis, non sol bemolle settima. Il che ci lascia aperte molte opportunità di sostituzione appunto di tritono nel turnaround. Perciò dal turnaround iniziale che è questo, possiamo cominciare a sostituire un accordo. Per dire, anziché il re settima facciamo il la bemolle settima e poi sol settima e do settima. Dopodiché possiamo sostituire il sol settima con il re bemolle settima. Di conseguenza. Perciò la settima, la bemolle settima, re bemolle settima e do settima. A seguire possiamo sostituire ancora un altro accordo. Do settima con il fa diesis settima, che viene fuori questo. Ovviamente un eccesso sarebbe sostituire il fa settima con il si settima, ma essendo tonalità d'impianto è sconsigliabile, a meno che non stiamo cercando proprio delle sonorità molto, ma molto particolari. Ovviamente tutto ciò suggerisce la possibilità di ulteriori combinazioni, no? Attraverso questi non più 4 ma 8 accordi che abbiamo a disposizione, perché appunto ogni accordo di questi 4 del turnaround, appunto, abbiamo visto che contiene un altro accordo a distanza di tritono che lo può sostituire agevolmente. Perciò